Capitano del veliero Bayesian affondato al largo di Palermo, accusato di omicidio colposo plurimo, può lasciare l'Italia. Nonostante le indagini sul suo conto, nonostante nella migliore delle ipotesi, è responsabile di tutta una serie di errori umani, aver lasciato aperto il portellone di poppa, aver lasciato aperto il portellone laterale, non aver tirato l'ancora, non aver previsto la tempesta, non aver avvisato gli ospiti dello yacht. Bene, nonostante nella migliore delle ipotesi è accusato di tutte queste negligenze che hanno portato alla morte di 7 persone, mentre nella peggiore e più plausibile delle ipotesi sarebbe addirittura accusato di complicità, bene, può lasciare l'Italia. I superstiti del naufragio del Bayesian e i membri dell'equipaggio sono rimasti per una settimana ospiti dell'albergo a Porticello senza essere mai stati raggiunti dai cronisti italiani. I giornalisti non hanno potuto intervistare i superstiti, non hanno potuto intervistare il comandante, si è creato un vero e proprio cordone, attorno a loro, che li ha resi di fatto inavvicinabili. Questo è davvero assurdo perché noi sappiamo che per altri eventi di cronaca simili tutti i protagonisti delle vicende sono stati presi d'assalto dai giornalisti. Abbiamo visto interviste, abbiamo avuto notizie giorno dopo giorno. In questo caso invece ci sono gli inglesi di mezzo che non vogliono che vengano fatte certe rivelazioni, che non vogliono che si sappia quello che è accaduto, e sono stati inavvicinabili. E poi è arrivata la notizia, come vi anticipavo, che il capitano e anche gli altri indagati del naufragio del Bayesian possono addirittura lasciare l'Italia, quindi non verranno più interrogati qui da noi, possono liberamente espatriare, nonostante i capi di imputazione, nonostante la loro situazione si aggravi sempre di più perché diventa sempre meno plausibile la versione secondo cui si sia trattato di un naufragio a causa di una tempesta, così come diventa sempre meno plausibile la versione secondo cui ci sarebbero stati una serie infinita di errori umani, e nonostante tutto questo viene permesso al capitano e agli altri indagati di lasciare il paese. Perché? Perché non vogliono che si sappia altro.